Di Pasqua, facciamo la pastiera, pronti via! Andiamo a lessare il latte, un po' di burro, il grano e la scorza di limone con un pochino di zucchero. Cuoce, andiamo a preparare la nostra frolla classica, naturalmente. Frolla pronta, adesso la mettiamo in frigorifero almeno per mezz'oretta a raffreddare, così poi la potremo lavorare meglio. Tutto il grano lo lasciamo raffreddare e poi andiamo a fare l'impasto. Punto, mettiamo il grano con la ricotta, le uova, la scorza d'arancia e lo zucchero in una terrina e iniziamo ad amalgamare tutto e formare la crema. Questo è il risultato della crema fatta. Adesso la lasciamo riposare e prepariamo la frolla. Stendiamo la frolla e la mettiamo nella tortiera. Adesso mettiamo il grano nella frolla e facciamo le striscioline. Così. Pronta, la spennelliamo con torlo d'uovo e la mettiamo a cuocere per un'oretta a 160 gradi. Ed ecco la pastiera cotta, la mettiamo su un bel vassoio e la assaggiamo. Di taglio, vediamo com'è venuta sta pastiera. Pronti? Tac! Spettacolo! Ed eccola qua la mia pastiera in tutto il suo splendore. Adesso l'assaggiamo. Fatta anche la mini pastiera. Ricordate che per le ricette dovete cliccare sul link sul mio profilo, andate sul mio piccolo blog. Ragazzi, una meraviglia. E questa è quella grande. Buona Pasqua a tutti!